Oggi vi mostro il giardino della scuola Don Carlo San Martino di Besana Brianza. Bellissimo! Nel sito troverete tutte le indicazioni su questo istituto ricco di storia. Ad aspettarmi c'è la professoressa Chiara Consonni. Allora, professoressa Chiara, mi dica qualcosa su questo bellissimo giardino di Rigola che è un incanto. Fortunati tutti i ragazzi a stare qui. Giardino perché abbiamo la grande fortuna di avere un giardino che ospita tantissime, come vedete, tantissime essenze arboree e tra l'altro nella sua parte finale addirittura un frutteto fortemente voluto dai docenti di scienze, in particolar modo dalla professoressa Elisa Comi. Ogni anno ogni classe aveva la fortuna di poter installare un albero da frutto che sta, grazie al cielo, continuando a crescere e a proliferare. Ed è uno spazio che riusciamo a sfruttare veramente tanto, soprattutto durante la bella stagione, durante i summer camp, gli English summer camp, ed è uno spazio particolarmente apprezzato dalla nostra professoressa Elena Redaelli durante le lezioni di musica all'aperto e parimenti dalla professoressa Miriam Arlati per quanto riguarda arte e immagine. Noi siamo forniti di una serie di banchetti mobili, i ragazzi prendono il loro banchetto mobile in compensato, i colori, le tempere, i pennelli e le tavole e dipingono all'aria aperta. Bellissimo, bellissimo. Professoressa, abbiamo visto anche un leproto, ma che bello! Ha visto la fortuna a Rigola? Questo ed altro. Ammiriamo qui anche un'altra perla della Brianza, la Scuderia Il Sogno di Sara Guidi. Sulla quale abbiamo una vista privilegiata, come può vedere. Questo è uno dei più bei posti di Besana. Eccoci arrivati anche al frutteto. Questi sono alcuni alberi da frutto di cui vi parlavo prima. Come vedete, alla base di ogni tronco ci sono delle targhe che ricordano la classe che ha piantato con l'anno, bello. Esatto, con l'anno di messa a dimora per ciascuna essenza. Bellissimo. Qui i ragazzi hanno di che correre, di che divertirsi, di che giocare, ma soprattutto a stretto contatto con la natura, assolutamente sì. Poi c'è una zona all'interno della parte un pochino più boschiva che loro preferiscono sicuramente, adesso ve la mostrerò, dove c'è un piccolo ponte e un antico pozzo. Andiamo. E questo è il ponticello. Questo è il famoso ponticello che può essere percorso sia sulla parte superiore che attraversato, e una volta che lo si attraversa è come davvero entrare in un mondo medievale. Quello è il pozzo di cui le parlavo ed è uno dei posti preferiti dei nostri bambini e dei nostri ragazzi quando hanno la fortuna di vivere questi spazi all'aperto. Caspita, bellissimo. Sopra c'è anche una collinetta. Bello, complimenti. Grazie, si sente proprio qui la temperatura che è diversa rispetto all'esterno, soprattutto durante il periodo estivo. Diciamo che è un luogo dove ogni bambino vorrebbe venire a studiare. Qui giocare a nascondino è ottimo. E a giocare, appunto. A giocare. Grazie professoressa. Grazie a voi. E buon lavoro. Grazie, a presto.